Nascondeva anche un appartamento con due posti letto, cucina e bagno, il bunker sotterraneo di Bovalino trovato dai carabinieri di Locri e dallo squadrone cacciatori d'Aspromonte. 600 metri quadrati dell''ndrangheta suddivisi in un'area per così dire residenziale, un'altra invece destinata alla coltivazione indoor della canapa, con un migliaio di vasi di plastica, terriccio, fertilizzante e lampade alogene.